Dunque, secondo incontro di questo ciclo di quattro incontri sullo Spirito Santo. Secondo incontro che prosegue il discorso che abbiamo cominciato la volta scorsa e ricordate stiamo seguendo come schema quello che trovate all'inizio del foglietto, cioè quattro frasi che sono nella professione di fede dei cristiani, nel credo, e che riguardano lo Spirito Santo. Perché stiamo seguendo proprio questa traccia, queste quattro frasi? Perché parlare dello Spirito Santo è molto difficile. Faccio un breve riepilogo di quello che abbiamo detto l'altra volta. È molto difficile perché dobbiamo parlare di qualcosa che è dentro di noi, quindi qualcosa che non possiamo definire, non abbiamo davanti. È come, dicevamo, è come l'inconscio spirituale, qualche cosa di cui tu senti l'azione ma che non puoi vedere, non puoi definire, non puoi chiaramente delimitare. Lo Spirito Santo, conoscere lo Spirito Santo vuol dire conoscere ciò che sta succedendo dentro di noi, ciò che Dio fa dentro di noi. E si tratta di imparare a vedere, aguzzare lo sguardo. Mi capita varie volte di andare, cioè tante volte sono stato in Terra Santa e tante volte sono andato a camminare in una parte desertica che è fra Gerico e Gerusalemme. È un canyon molto bello che si percorre su una strada lì laterale, non c'è niente, sei nel silenzio assoluto in mezzo al deserto con queste pareti rocciose. Le prime volte che lo facevo con una guida, con un beduino, una guida. Ed era impressionante perché camminavamo e lui diceva, guarda lo stambecco, guarda il puma, guarda ci sono una serie di animali strani nel deserto, no? Io non vedevo niente. Diceva, guarda lo stambecco, ma dove? Aspetta, dove sta? Allora comincia, devi prendere quella roccia, poi guarda un po' a sinistra, guarda in basso. E poi una volta che lui me l'aveva indicato io riuscivo a vederlo, ma altrimenti io non vedevo niente. Lui, che conosceva bene quei luoghi, quei panorami, che conosceva gli animali, riusciva a vedere cose che io non vedevo, assolutamente. E così è, no? Per esempio, quando ti capita di guardare un'opera d'arte con una persona che è molto esperta d'arte, che ci capisce tanto, quella persona vede cose che tu non vedi. Oppure quando guardi un film con uno che è esperto di cinema, quello coglie cose che tu, manco se te le raccontano, ti accorgi che ci sono, no? Cioè noi vediamo in base a ciò che già conosciamo e ciò che siamo capaci di riconoscere. Per questo lo Spirito Santo normalmente non ce ne accorgiamo proprio, perché non siamo allenati, non siamo abituati a riconoscerne l'opera. Allora questi incontri che facciamo queste serate servono un po' per questo, per allenarci a guardare ciò che Dio sta facendo. Dicevamo che anche i simboli che i cristiani usano per parlare dello Spirito Santo ci aiutano fino a un certo punto, perché sono immagini prese dalla natura che sì, ci dicono qualcosa dello Spirito Santo, però come ci dicono qualcosa, da un lato ce lo allontanano anche un po'. Vi ricordate, i simboli più famosi dello Spirito Santo sono la colomba, che però avete tutti imparato che in realtà è un piccione, no? La colomba, perché la colomba scende su Gesù nel battesimo, questa è l'immagine dei Vangeli, e anzi lo Spirito scende come una colomba su Gesù che viene battezzato nel Giordano. Allora che cosa vuol dire questa immagine? Vuol dire che lo Spirito Santo è qualcosa che dal cielo, da Dio, dal Padre, va sull'uomo Gesù, si ferma sull'uomo Gesù e diventa lo Spirito di Gesù. È quello stesso Spirito che lui poi dà a noi. Un'altra immagine è il fuoco che nel giorno di Pentecoste appare sopra le teste degli apostoli, no? Avete forse tutti presente l'icona della Pentecoste, si vedono tutti gli uomini, gli apostoli, con sopra una fiammella. In realtà, se leggete il testo degli Atti degli Apostoli, dice che videro come un fuoco che si divideva in tante lingue, quindi come se un unico fuoco arrivasse su ciascuno. Allora è l'immagine di qualcosa, lo Spirito
accende, infiamma i cuori ed è la stessa cosa che è in tutti quanti, è lo stesso in tutti quanti. E poi abbiamo detto c'è l'immagine del soffio, questa c'è anche nella parola spirito, spirito, pneuma in greco, ruach in ebraico, vogliono tutte dire queste parole, l'aria che si muove, il soffio, il respiro. Lo spirito vuol dire il respiro, la vita di Dio e la vita di Gesù risorto che ci viene data. Allora ricevere lo Spirito Santo significa inspirare, fare un respiro, no? Così, respirare qualcosa che è la vita di Gesù. Tutte queste sono tutte immagini che ci dicono qualcosa dello Spirito Santo, che ci dicono appunto che è lo Spirito di Gesù, quello che è stato su Gesù, che è qualcosa che sta su tutti gli apostoli, che li accende, un fuoco, una cosa forte. Però è l'aria che respiriamo, quindi è una vita, è come respirare appunto, è come essere vivi, avere dentro di sé una certa vita, una certa aria. E poi l'immagine dell'acqua viva, che vi citavo la volta scorsa, è un'immagine molto bella del Vangelo di Giovanni, perché dice che lo Spirito Santo è qualcosa che riceviamo da Gesù, ma dentro di noi si trasforma in una fonte per gli altri. Ricordate l'immagine del Vangelo di Giovanni? Chi berrà di quest'acqua, dice Gesù alla donna samaritana, non avrà più sete e quest'acqua diventerà in lui una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Fiumi di acqua viva sgorgeranno da colui che crederà. Cioè, lo Spirito Santo è qualcosa che è per te e che risponde al tuo bisogno profondo di vita, di amore, di senso, di speranza, ma che dentro di te diventa qualcosa per gli altri, che dà vita agli altri, che dà respiro agli altri. Immaginati che bello se uno potesse dire ma com'è stare con Andrea? Ah, quando stai con Andrea respiri, no? Ti senti, ah, oh, oddio, meno male. Una persona con cui si può respirare, no? Cioè non è una persona di quelle che ti mette l'ansia, che ti senti... Ci sono delle persone così che ti mettono l'ansia, no? Tempo fa ero un amico, mi ha invitato a fare una cosa, un intervento da una parte, e poi siamo andati a pranzo insieme, io stavo a pranzo accanto alla sua capo, una bomba d'ansia, cioè dopo un quarto d'ora io mi sentivo... Oh, male, capito? Che oddio mio l'ansia che mi sta a mette questa, non è che era tutto, trasudava ansia, trasudava tensione, controllo, perfezionismo, così, e io mi sentivo veramente proprio inondato dall'ansia, no? E poi invece c'hai delle persone che sono dei tranquillanti, che ti metti là e ah, tipo un Labrador, no? Un cane di quelli là che ti... Oh, quelli che ti rilassano, così, ecco. Allora, lo Spirito Santo non ci mette ansia, per fortuna, no? No, ma per dire, lo Spirito Santo è quest'acqua che noi beviamo, ma che disseta gli altri. Quanto più ci dissetiamo, tanto più diventiamo dissetanti per gli altri. Quindi è qualcosa che è in noi, ma... che trabocca, va fuori di noi, si vede, si sente, anche di questo parleremo oggi. Allora, tutte queste immagini ci aiutano a dire qualcosa dello Spirito Santo, sono molto belle, però poi non è che ti aiutano tanto a immaginarti lo Spirito e a relazionarti con lo Spirito, proprio perché sono simboli, sono immagini simboliche. Allora, per prendere lo Spirito da un'altra parte, possiamo parlare di ciò che lo Spirito fa. Ciò che lo Spirito fa in noi. E la preghiera del credo è fatta proprio così. La preghiera del credo dice: credo in Dio Padre Onnipotente. Che fa Dio Padre Onnipotente? Crea il cielo e la terra, il creatore, colui da cui tutto proviene. Poi credo in Gesù, il Figlio di Dio. Che cosa fa il Figlio di Dio? Si è fatto uomo per la nostra salvezza, ha dato la sua vita, è morto, è risorto, è asceso al cielo. E poi lo Spirito, credo nello Spirito Santo. E che fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo fa quattro cose, dice il credo apostolico, che sono la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne
e la vita eterna che vanno insieme. Allora proviamo a vederle una per una per capire che cosa sta facendo Dio in noi. Cioè, dobbiamo essere un po' complottisti, no? Sai il complottismo, che quando uno dice sì, però dietro chissà che cosa c'è, no? Sì, è vero che ci fanno credere questo, sul TG1 c'è questa cosa, però in realtà dietro tutti sappiamo che, perché l'ho letto qui, no? Perché me l'ha... Ecco, cioè, dobbiamo essere tutti un po' complottisti, cioè stanno facendo qualcosa alle nostre spalle, ed è vero, è lo Spirito Santo che sta facendo qualcosa alle nostre spalle senza che noi ce ne accorgiamo. Ma la cosa bella è che è un complotto per noi. No, perché di solito il complotto, quando sei complottista, pensi che ti stanno fregando, no? Che ci sono i poteri forti che ti fregano, che ti rubano, non so, che ti fanno tutte le cose cattive che ti puoi immaginare, no? Ecco, invece lo Spirito Santo, sì, è vero che c'è un complotto, c'è qualcuno che lavora nell'ombra, che non te ne accorgi, ma sta lavorando per te, sta lavorando per noi. Lo Spirito Santo sotto banco muove, smucina, fa tutto ciò che deve fare per noi, per noi. Allora, che cosa sta facendo per noi? Prima cosa, lo Spirito Santo fa la Santa Chiesa Cattolica, cioè lo Spirito, la prima azione che fa lo Spirito è che crea una comunità, riunisce una comunità. Pensate un po' alla primissima comunità cristiana, anzi proprio ai discepoli di Gesù, no? Quelli non si conoscevano ed erano persone che fra di loro non avevano tanto in comune. C'erano alcune coppie di fratelli, Simone e Andrea, cioè Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, e quelli ovviamente già si conoscevano, erano anche soci in affari perché avevano un'impresetta di pesca, però gli altri non si conoscevano. Quello faceva l'esattore delle tasse, quell'altro faceva probabilmente il rivoluzionario, Simone lo Zelota, gli altri non sappiamo che cosa facessero, ma non erano persone che erano già amici e poi come amici hanno incontrato Gesù, no. Anzi, non erano proprio amici. Se voi vi leggete i Vangeli, è molto evidente questa cosa, che non erano amici. Anzi, per certi versi, non si potevano vedere. Quando, soprattutto nella seconda parte dei Vangeli, quando la situazione si fa un po' più tesa, Gesù non ha più quel successo strepitoso che aveva all'inizio, ha cominciato a dire che deve andare a Gerusalemme a morire, che finirà tutta una catastrofe, che morirà così, e tutta l'atmosfera si fa tesa, i discepoli cominciano a mandarsi a quel paese l'uno dopo, così ogni pagina si mandano a quel paese. Tutti si arrabbiano con tutti. Okay? Non era un gruppetto che appunto era già grande amico, era il fatto di essere tutti discepoli di Gesù che li faceva stare insieme. Tant'è che la grande sfida sarà, una volta che Gesù è morto, rimanere insieme. Cos'è che all'inizio li fa rimanere insieme anche se Gesù è morto? All'inizio non è una cosa spirituale, è la paura. Stavano tutti insieme, i discepoli erano tutti insieme perché ci avevano paura. Perché siccome avevano ammazzato il loro maestro, loro erano discepoli del maestro, pensavano che sarebbero stati ammazzati pure loro, no? E quindi stavano nascosti per non farsi arrestare. Cioè all'inizio restano insieme, non per un motivo nobile e spirituale. Gesù ci ha detto amatevi gli uni gli altri e allora noi ci ameremo. No, all'inizio è molto prosaica la cosa. Ma poi in questo stare insieme, per paura, fanno un'esperienza che nessuno di loro pensava di fare, cioè incontrano di nuovo Gesù in una forma che non avevano sperimentato, Gesù risorto. Fanno un'esperienza di Gesù nuova rispetto a prima, e però è sempre Gesù. Allora, lo Spirito Santo, la prima cosa che fa è crea una comunità in cui ciò che tiene unite le persone è Gesù, è la fede in Gesù, che tutti abbiamo in comune questo. Come quando vai a un matrimonio, no? Vai a un matrimonio, tu gli altri in buona parte non li conosci, però sei sicuro di una cosa, tutti quanti conosceranno gli sposi, si spera, no? O se sono imbucati, oppure conosceranno gli sposi, per forza. Se no, chi è che li ha invitati al matrimonio? Ecco, e così è. La Chiesa è un po' così, cioè io magari non conosco te, però so che tu conosci Gesù, perché se no non ci stavi qua. Cioè è una comunità riunita intorno a una persona. E vi ricordate la frase che dice Gesù, no? Dove due o tre sono riuniti
nel mio nome, cioè sono riuniti perché sono miei discepoli, perché mi conoscono, io ci sono. Allora è una comunità, lo Spirito fa una comunità di persone che di per sé appunto non sarebbero necessariamente amiche, ma che stando insieme perché conoscono Gesù fanno l'esperienza di Gesù. E dicevamo che questa comunità è una comunità che non ha delle caratteristiche particolarmente, diciamo, umanamente necessariamente belle. Appunto, non sono amici, non sono manco delle persone fantastiche. Ora, se leggete con un occhio un po', diciamo, un po' critico anche gli inizi della Chiesa, si vede che è un gran macello, che quello litiga con quell'altro, i Santi Pietro e Paolo, no? Che sono qui a Roma i patroni della città, i Santi Pietro e Paolo, ma di una cosa siamo sicuri, che Santi Pietro e Paolo hanno litigato da morire, no? Che Paolo dice a Pietro che è un ipocrita, nella lettera ai Galati, dice che è un ipocrita perché prima dice una cosa, poi invece arriva un'altra fazione che la pensa in un altro modo e lui subito cambia idea, no? Cioè, è così, non è la comunità perfetta, no. Però è una comunità che imperfettamente, con tutti i suoi macelli, attraversa la storia, attraversa vicende e arriva fino ad oggi. No? È impressionante questo fatto della Chiesa. La Chiesa come comunità, no? Non la Chiesa come il papato oppure la Chiesa come i vescovi. È impressionante perché è veramente misterioso come questa realtà, questo gruppo di persone che crede in Gesù sia continuato nella storia. Tantissime cose finiscono, tantissime istituzioni terminano e invece da 2000 anni con tante trasformazioni, ma ancora ci sta gente che dice noi siamo la Chiesa, noi siamo quelli di Gesù. È impressionante questa cosa. Allora, lo Spirito fa la Chiesa, ma poi seconda cosa, lo Spirito fa la comunione dei Santi, che è quello di cui parliamo oggi. Che cosa vuol dire che lo Spirito fa la comunione dei santi? Comunione vuol dire, beh, come ci viene in mente a tutti, no? Una condivisione, il mettere le cose in comune, l'atto di una cosa è mia, invece la metto insieme. Comunione dei santi vuol dire la condivisione dei santi. Allora, qui dovete sapere che in latino e in greco i santi può essere sia una parola di genere neutro che una parola di genere maschile. Allora, se è una parola di genere neutro vuol dire le cose sante, vuol dire lo Spirito fa la condivisione delle cose sante. E che sono queste cose sante? E se invece è maschile, lo Spirito fa la condivisione delle persone sante, i santi, appunto i santi e le sante. Che vuol dire allora che lo Spirito fa la comunione dei santi? Ma poi che vuol dire essere santi? Perché essere santi è un po' la meta, no? Se uno dovesse dire, ma qual è l'obiettivo del cristianesimo? Che tutti siano cristiani? Boh, ma direi di no. Non è successo, è improbabile che succederà che tutti diventeranno cristiani. Nonostante magari grande evangelizzazione della Chiesa, ma non è che tutti saranno cristiani a un certo punto. Qual è l'obiettivo allora del cristianesimo, diciamo? La santità, tutti chiamati alla santità. E che vuol dire sta santità? No, di questo parliamo questa sera. Allora, cominciamo dal primo significato. Lo Spirito Santo fa la condivisione delle cose sante. Che sono ste cose sante? Le cose sante. Le cose sante sono i sacramenti della Chiesa, cioè quei riti che la Chiesa fa, quei simboli che la Chiesa usa e che considera come dei riti che esprimono la sua realtà. Chi siamo noi? Facciamo un rito e diciamo chi siamo noi. E attraverso questo rito diventiamo ancora più noi. No, pensate a tutte le... non so, ai totalitarismi, per esempio, e alle grandi parate militari. Avete visto, che ne so, la Corea del Nord fa la parata militare e fa passare un missile lungo
30 metri, no? E tutti i soldati fanno la parata, no? Chi siamo noi? Noi siamo questi, noi siamo forti, facciamo una parata per vedere quanto siamo forti. È un rito che ha il suo codice, no? Se facciamo un rito, pensate a un rito come un rito banale, come la festa di compleanno, è un rito, no? Non è che puoi fare come te pare la festa di compleanno. La festa di compleanno ha le sue regole, come tutti i riti. Quali sono le regole? Che bisogna essere un po' di gente, a un certo punto deve uscire qualcosa di dolce, più o meno, sopra questa cosa dolce ci deve essere almeno una candelina, e a un certo punto chi è il festeggiato soffia sulla candelina e tutti fanno l'applauso. Ora, se leggete l'antropologia di questa cosa, è antichissima, ti spiegano gli antropologi che c'è un senso profondissimo, però no, è un rito, cioè una cosa che noi facciamo sempre uguale per dire che cosa? Che siamo contenti che siamo tuoi amici, no? Che siamo contenti che tu sei vivo, che tu ci sei. Allora i riti dicono qualche cosa, ma ci fanno anche sentire quella cosa, perché quando stiamo intorno a te e cantiamo tanti auguri a te, siamo veramente felici che tu ci sei, perché stiamo celebrando quello. Allora, quali sono i riti dei cristiani? Beh, il grande rito dei cristiani è la messa, no? Questa è la cosa santa per eccellenza. Il rito nel quale i cristiani vivono ciò che sono e diventano sempre di più ciò che sono. Ed è molto interessante questo rito. Vi faccio solo, per esempio, un riferimento a come comincia questo rito, che ci troviamo tutti insieme, e poi la prima cosa che facciamo è che ci diciamo tutti quanti: diciamo, sto trovando una formula carina per dirlo, ma insomma, che siamo persone poco raccomandabili, ecco, no? Perché che cosa facciamo? Ci riuniamo tutti quanti e poi diciamo: allora, mettiamo subito le cose in chiaro, confesso a Dio Onnipotente e a voi tutti che ho molto peccato, molto, no? E tutti: che hai fatto? Sì, ho molto peccato, che cose tremende hai fatto, tanto fatto peccato, e l'ho fatto per mia colpa, mia grandissima colpa, cioè c'è anche un certo orgoglio, no? in questa cosa, e per questo supplico Dio Onnipotente e voi fratelli e sorelle di pregare per me. Cioè, uno che se non fossimo a messa, uno che ti si avvicina e ti dice così, tu dici: Dio, questo è pazzo, ma che c'hai? Ma stai calmo, ma pure di meno, no? Non ti preoccupare, che avrai fatto mai? No? Se uno si butta e ti dice: ci ho fatto tutto, molto peccato, un disastro, tutta colpa mia. Cioè, figlio mio, sei depresso? No, prendetela una pasticchetta, no? Ecco. Allora, questo rito dice qualcosa. Se noi tutte le domeniche diciamo queste cose, cominciamo subito così, mettiamo le mani avanti, diciamoci che facciamo tutti schifo, va? Ok, sì, siete tutti d'accordo, sì, facciamo tutti schifo, sì, facciamo tutti schifo, ok, andiamo avanti. Stiamo dicendo che nel nostro stare insieme, nella nostra comunità, mica siamo tutti personcine fantastiche, no. E invece facciamo i conti con un sacco di macelli, facciamo i conti con la stessa mediocrità, povertà e a volte cattiveria che avevano gli apostoli, uguale. E ce lo diciamo tutte le domeniche, e ce lo diciamo e tutti insieme riceviamo l'assoluzione, il sacerdote, Dio Onnipotente, ci perdoni, ti guardi, evviva, no? Ecco. Allora, i riti dicono qualcosa, ma anche fanno qualcosa in noi. E la messa, appunto, è il rito per eccellenza, ma non c'è solo la messa, no? Ci sono anche tutti gli altri riti che facciamo, quelli più importanti, il battesimo, ma ci sono anche i riti piccolini. Pensate, un piccolo rito che facciamo, ci facciamo il segno della croce, per esempio, no? È un rito. Oppure le cose sante sono magari non i riti, ma le cose importanti in cui è presente Gesù. Pensate alla parola di Dio, che noi tutte le domeniche a messa leggiamo pezzetti della Bibbia, no? Che vuol dire questa cosa? Beh, appunto, stiamo ascoltando la parola di Dio. La parola di Dio è una cosa santa che ci ha lasciato Gesù. Allora, queste cose servono per farci santi. Vivere in comune queste cose serve per diventare santi, la comunione dei santi. Che vuol dire essere santi? Allora,
Come sapete è un termine che è molto passato di moda ed è anche molto difficile oggi da tradurre in qualcosa di commestibile. Se voi gli dite, se voi entrate in una classe di gente normale, ok, e gli dite, un liceo, dice: chi vuole essere santo? Te dicono: nessuno. Ma che ce frega, scusa. Se tu gli dici: chi vuole essere ricco? Vedrai che qualcuno alza la mano. Chi vuole essere un professionista affermato? Vedrai che alzano la mano. Chi vuole essere felice, vuole trovare una persona che lo ama? Tutti alzano, cioè puoi fare tante altre proposte, tutti alzeranno la mano. Se dici: chi vuoi essere santo? Vedrai che non alzeranno la mano, perché che vuol dire? Non ti vengono in mente, fra l'altro, immagini anche un po' respingenti, no? C'è anche una tradizione un po' iconografica e anche verbale che alla fine, ma non ci interessa, no? Sta roba qui che sono i santi. Normalmente anche le statue nella chiesa, mo, insomma, spero che di solito non è che sono, cioè non te la metteresti a casa, no? La cosina lì. E ci sono pure i gusti, no? Nel corso della storia. Allora, essere santi è come se noi dovessimo in qualche modo ritrovare il significato di questa parola, perché tutti sappiamo che dovremmo essere santi, no? Oppure sì, dovremmo almeno volere essere santi, ma poi che vuol dire esattamente sta cosa? Non lo so, però è una cosa bella. Ma esattamente che devi fare per essere santo? Allora, di solito ci immaginiamo: ok, per essere santo devo fare questo o non fare quest'altro. Se sei uno che è cresciuto magari un po' in ambiente ecclesiale, così pensi che ci stanno le cose buone che devi fare, le cose cattive che non le devi fare. I peccati non li devi fare, se non fai i peccati fai cose buone, no? Allora quella è la santità. In realtà non è questa la faccenda. Pensate che all'inizio, proprio nel primissimo cristianesimo, santo era un sinonimo di cristiano. Se leggete le lettere di San Paolo, salutate i santi, come stanno i santi? La grazia sia con tutti i santi. Che voglio dire i santi? Vuol dire i cristiani. Cioè non era una parola morale, non voleva dire i bravi, voleva dire quelli che conoscono Gesù, quelli che sono in Gesù. Noi poi invece nel corso della storia l'abbiamo moralizzata. Non so se sapete come si fa un santo, cioè quando muore una persona, no? Muore una persona, allora voi siete tutti amici di questa persona e dite: questa persona era santissima. Lo dite al parroco, il parroco lo dice al vescovo, il vescovo dice: ah, era santissima, va bene. Facciamo una causa di canonizzazione. La prima cosa che si fa nella causa di canonizzazione è che bisogna sentire che cosa ha fatto questo, si studia tutta la vita e poi si fa un decreto sulla eroicità delle virtù. Cioè, per essere santo devi essere eroicamente virtuoso, buonissimo, no? Devi essere generosissimo, devi essere eroicamente. Cioè abbiamo una visione molto morale della santità, che appunto fa dei santi un po' gli ideali, no? E poi i campioni, ecco, i campioni dell'essere cristiani. Ma questa cosa si scontra invece con quelli che sono personaggi molto più affascinanti, che sono i campioni della, diciamo, che si vedono in giro, no? I campioni del mondo. Prendete, che ne so, i calciatori. Se, a me non sono un appassionato di calcio, ma se a quelli a cui piace il calcio, alcuni giocatori sono i campioni, nel senso che veramente, cioè, quelli sono proprio forti, sono bravissimi. Una volta ho chiesto a dei ragazzi, non so se l'ho già raccontata, ho chiesto a dei ragazzi quali sono le qualità che fanno un campione a calcio. Mi ha impressionato, perché senza nessuna conoscenza religiosa, vi assicuro non era un gruppetto religioso, mi hanno elencato le 7 virtù, quei 4 virtù cardinali e le 3 virtù teologali, senza sapere che cosa stavano dicendo, no? Che cosa deve, beh, per un campione deve essere uno anzitutto che sa scegliere, però anche uno che gioca di squadra, uno che resiste, che non si abbatte, che si rialza, deve essere uno che è generoso, che non si tiene tutto per sé, cioè mi descrivevano una cosa che uno dice: ma che figata, ma io pure voglio essere così nella vita.
No, cioè, è vero che c'è qualcosa di bello in alcune persone che ti fa venire il desiderio di dire magari fosse così. Ecco, allora i cristiani hanno come modello i santi, no? Cioè, questi per noi sono i cristiani veramente riusciti. I cristiani veramente riusciti vuol dire quelli in cui lo Spirito Santo ha fatto tutto ciò che doveva fare. Abbiamo detto che lo Spirito Santo lavora dentro di noi, no? Sta facendo qualcosa. Qual è il risultato finito? Uno santo. Lo Spirito ti sta santificando. E che vuol dire che ti sta santificando? Ora, per capirlo, leggiamo insieme una frase di San Paolo. Una frase tratta dalla seconda lettera ai Corinzi. E San Paolo sta dicendo: vi ricordate l'Antico Testamento, la storia di Mosè, quando Mosè entrava nella tenda per vedere Dio, poi usciva dalla tenda dopo aver parlato con Dio e si metteva un velo davanti alla faccia. Perché si metteva questo velo? C'è scritto che appunto nell'Antico Testamento che il volto di Mosè era luminoso perché era stato davanti a Dio, e allora Mosè si copriva questo volto luminoso. E San Paolo dice: sapete perché si copriva questo volto luminoso? Mica perché non voleva che gli altri vedessero, ma perché siccome quella luce a un certo punto spariva, durava poco, allora Mosè non voleva far vedere che sta luce passava subito, no? E quindi si copriva così gli altri non si accorgevano. E poi dice: invece noi cristiani, e dice questa frase che avete sul foglietto: il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, come Mosè, come dei grandi profeti, noi che parliamo con Dio, così come Mosè parlava con Dio, sta parlando di tutti noi, della gente normale, noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Allora, c'è lo Spirito del Signore che dentro di te ti sta trasformando e ti sta rifacendo i connotati a immagine del Signore, a immagine di Gesù. Cioè ti sta facendo una sorta di chirurgia plastica dell'anima. Dentro di te sta scolpendo un'immagine, che è l'immagine di Gesù. Cosa dice Paolo? Quindi è una cosa molto bella. Dice: dentro di noi lo Spirito Santo ci sta trasformando in Gesù. Come Gesù. Assomigliamo a Gesù. Questo fa lo Spirito dentro di noi. Ti fa assomigliare a Gesù. E per cui essere cristiani vuol dire tutti quanti, in un modo diverso, assomigliare alla stessa persona. Un po' come quando tu vedi una foto di famiglia, no? E vedi che hanno tutti qualcosa in comune, ecco, no? Che cosa hanno in comune? Che assomigliamo tutti alla stessa persona. È come se ci fosse la firma, no? Pensate a un artista. Se tu senti una canzone, lo riconosci il cantante, se ne hai sentita qualcun'altra, no? Se senti una canzone di Calcutta, più o meno le canzoni di Calcutta hanno tutte lo stesso sound. E Battisti è un'altra cosa, no? E i Pinguini Tattici sono un'altra cosa, e De Gregori è un'altra cosa. Cioè, ogni musicista ha il suo stile, la sua musicalità, i suoi ritmi. È come se ci fosse un po' una firma, ecco. Allora, i cristiani è come se ci fosse la firma di Gesù, assomiglia a Gesù, lo Spirito Santo ti fa assomigliare a Gesù, e quindi ciascuno di noi assomiglia alla stessa persona, ma lo fa in modo unico, in modo personale. C'era una discussione molto carina proprio nelle prime comunità cristiane, per esempio questa a cui scrive Paolo, i Corinzi, e la discussione era questa: da cosa si capisce quando uno ha lo Spirito Santo? Dammi un sintomo della presenza dello Spirito Santo. E allora, siccome tutti volevano fare un po' i fighetti, dicevano: lo Spirito Santo fa in te delle cose bellissime, lo Spirito Santo ti dà dei carismi, cioè ti dà dei doni particolari, e questi doni sono eccezionali.
un dono dello Spirito Santo. Da cosa si capisce che hai lo Spirito Santo? Se hai il dono delle lingue, se parli in lingue strane, oppure se riesci a fare come un canto con le cui parole sono incomprensibili, ma che è il segno che dentro di te c'è lo Spirito, che sei come preso dallo Spirito. Oppure lo chi ha lo Spirito Santo è un profeta, sa fare delle catechesi bellissime, sa parlare di Gesù in un modo pazzesco, oppure è uno molto sapiente, oppure è uno che fa miracoli. Cioè, avevano un po' la gara a chi c'aveva più Spirito Santo, no? E da che si vede sto Spirito Santo? Che fai delle cose pazzesche. E questa gara creava, ovviamente, come immaginerete, creava competizione, litigi. No, quello sta a parlare in lingue, però lo sta facendo... Parlavo prima io in lingue. Oppure quell'altro dice, no, siamo già troppi profeti in questa comunità. No, se leggete il capitolo 12 della lettera ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi, vedete questo panorama. E allora San Paolo dice, sì ragazzi, molto carino il dono delle lingue, molto carino se fai il profeta, molto carino se ti alzi in piedi e fai la catechesi, però queste cose non contano niente. L'unico segno veramente serio che c'hai lo Spirito Santo è se c'hai l'amore di Cristo. E comincia. Se anche parlassi le lingue degli angeli e degli uomini, ma non avessi l'amore di Cristo... No, sarebbe fuffa, sarebbe niente, sei tutto chiacchiere e distintivo, non conta niente. E se anche dessi tutti i miei beni ai poveri, e uno dice, beh dai, ma uno che dà tutti i suoi soldi ai poveri è veramente cristiano, manco San Francesco, cioè è proprio cristianissimo. E San Paolo dice, no, ma mica è vero, mica perché hai dato tutti i beni ai poveri, solo se c'hai l'amore di Cristo, allora sei cristiano. Qual è il segno dello Spirito Santo? L'amore. E poi dice... E anche se dessi il mio corpo alle fiamme, cioè uno che muore martire, tu dici, beh cavolo, uno che muore martire è certo che è cristiano. No, mica è vero. E se ti offri il tuo corpo alle fiamme ma non hai l'amore di Cristo, non sei niente, non vale niente. Cioè l'unico effetto vero, profondo, serio dello Spirito Santo è l'amore di Cristo, la carità di Cristo. È questo che ci trasforma. Cioè quando noi diciamo che dentro di noi c'è qualcosa che ci sta trasformando, in che direzione ci sta trasformando? Che cosa sta facendo? Ci sta insegnando ad amare. Ci sta insegnando ad amare. Tutta la vita è una scuola di amore. Per imparare a farsi amare, a lasciarsi amare, come dicevamo l'altra volta, e ad amare. Questo vuol dire che ti sta santificando lo Spirito Santo. Mica che diventi più bravo, più figo, più buono. Guardate che questa è un'esperienza che i santi hanno dovuto fare tantissimo. Vi faccio un esempio solo. Tutti conoscerete forse la storia di Santa Teresina di Lisieux, no? Una monaca carmelitana morta giovanissima, a 24 anni. Allora, questa Santa Teresina aveva una situazione di partenza molto particolare. Era in una famiglia di santi, tutti santi in quella famiglia, tutti quanti. Il papà era santo, la mamma era santa, la sorella era santa. Lei a un certo punto entra nel monastero dei Carmelitani, che sono tipo il top di gamma dei monaci, così, e ci stanno già due sorelle sue, perché erano così sante, che erano tutti entrati in monastero dei Carmelitani. Una cosa tremenda, no? Ok, quindi... Sai, questa famiglia, santissimi, chiaramente questa che può fare? Vuole fare essere santa pure lei. E lei è convinta che essere santa sia essere senza peccato. È convinta. Ed entra nel Carmelo, dopo aver letto un libretto spirituale molto antico e molto famoso che si chiama L'imitazione di Cristo, che era un libretto che ha fatto secoli di storia del cristianesimo proprio per diventare santi, no? E lei... A 15 anni, con una dispensa papale, entra nel monastero, santissimissimissima dal punto di vista del che hai fatto nella vita, ok? Tant'è che il suo confessore le dirà, Teresina, stai tranquilla, tu entri in monastero senza aver mai fatto un peccato mortale. Bravissima, ok? Ora, Santa Teresina, negli anni del monastero, scopre che tutta sta roba qua non serviva a niente, che non era quello il punto. Scopre che essere cristiani è un'altra cosa.
scopre il Vangelo, perché aveva letto libri spirituali sin da quando era piccolina, perché era una famiglia molto santa, ma invece le era sfuggita un po' il testo base. Scopre che essere cristiani è un'altra cosa e, per esempio, comincia a desiderare tantissimo di essere missionaria, solo che era monaca, non lo poteva fare, no? Ma di essere missionaria non per dire quanto so brava, mo vado a portare il Vangelo dappertutto, no, ma per andare a condividere la vita di quelli che non hanno mai sentito parlare di Gesù, per immergersi nel mondo e vivere come, no, come vivono gli altri e lì portare il Signore, no? Cioè lei si converte totalmente, ma si converte da monaca. Non è che dice prima era una grande peccatrice e poi invece è diventata... No, il contrario. Prima era una santarellina e poi è diventata santa, che è un'altra roba. Completamente un'altra cosa. È diventata una il cui cuore assomiglia al cuore di Cristo, una che ha imparato ad amare. Mentre prima era preoccupata della sua perfezione, ha imparato ad amare, si è scordata di se stessa. No? Allora, dire che lo Spirito ci sta facendo santi vuol dire che lo Spirito ci sta insegnando ad amare. Tutto è perché noi possiamo imparare ad amare, tutto. Questo è il grande complotto che c'è alle nostre spalle. E noi che dobbiamo fare? Allora, per capire noi che dobbiamo fare, prendiamo una parabola di Gesù, una parabola molto famosa, che è la parabola dei talenti. È una parabola così famosa che la parola talenti, che in origine voleva dire un lingotto d'oro o di argento, comunque una grossa, quindi un lingotto, una grossissima cifra di denaro in metallo prezioso, siccome Gesù la usa in un certo modo nella parabola, poi è diventato invece i talenti, nel senso tu che talento c'hai? Io so suonare la chitarra, tu che talento c'hai? Io sono bravo a fare i conti, ci abbiamo... Il talent scout, cioè abbiamo i programmi televisivi, no? Italy Got Talent. Cioè, perché? Perché Gesù ha detto una parabola, quindi immaginatevi Gesù che genialità, no? Nelle immagini che usava. Allora, questa parabola parla precisamente di quello che dobbiamo fare noi per diventare santi. E per farci capire molto bene qual è il discorso, Gesù usa i soldi. E sostanzialmente potremmo riassumerla così. Diventare santo vuol dire che io ti do un grosso capitale e tu sei ricco. Diventare santo vuol dire diventare fottutamente ricco, ricco da fare schifo, che finisci su Forbes. Sei ricchissimo. Io ti ho fatto ricco e tu diventi ricchissimo. Questo è diventare santi. Ma dice Gesù sta parabola, eh? Dice Gesù parlando del come si misura la vita di un uomo. Allora ve la leggo, capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Sta parlando del regno dei cieli. Come avverrà? Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Chi è quest'uomo che parte per un viaggio? È Gesù, che è morto, è risorto, è partito per un viaggio, è asceso al cielo e ci ha lasciato i suoi beni, le cose sante. Che ci ha lasciato? La sua parola, lo Spirito Santo ci ha lasciato, che porta in noi dei doni spirituali, appunto i carismi, no? Ci ha lasciato delle cose sante, ci ha lasciato i sacramenti, ci ha lasciato la Chiesa, ci ha lasciato i fratelli e le sorelle, ci ha lasciato delle occasioni che ci ha dato. Tu sei capitato in quella parrocchia c'era quel prete, quel catechista, quella persona, no? E ti hanno invitato a un ritiro e tu in quel ritiro hai conosciuto Gesù, no? Oppure, cioè, tutte queste cose sono le cose sante, quelle che Gesù ha lasciato, i suoi beni. E li dà ai suoi servi. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Guardate che questi talenti, siccome erano questi grossi lingotti d'oro, sono un sacco di soldi, cioè anche un talento sono una caterva di soldi. Sei ricco, ti ho dato 500.000 euro, va bene? Te li ho dati sul tuo conto, ta, bonifico 500.000 euro, non te lamenta. A quello che gli ha dato 2 gli ha dato 1 milione di euro, e a quello che gli ha dato 5 gli ha dato 2,5 milioni di euro. Perché? Perché tu sei un po' una pipetta a amministrare i soldi, allora ti do solo 500.000 euro. Perché non vorrei che poi... A te che sei già
più, ti do 2,5 milioni, no? Perché sei più capace. Cioè, i beni che Gesù ha dato sono comunque tanto, ci ha comunque dato tanto. Nessuno può dire, ma a me il Signore mi ha dato poco. Poi partì, e subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli, ne guadagnò altri 5, quindi adesso c'ha 10 talenti, quindi aveva 2,5 milioni di euro, mo c'ha 5 milioni di euro. Cioè, appunto, ha investito bene, ha aperto una società con quello che è bravo a fare soldi, cioè ha fatto una barca di soldi. Quello che aveva 2 talenti, la stessa cosa, ne ha ricevuti altri 2, ne ha fatti 2. Invece colui che, come sapete, aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Attenti, perché qui di solito noi facciamo un errore, che leggiamo questa parabola e siccome sentiamo volle regolare i conti con loro, pensiamo, ecco, mo li ha fatti divertire un po' che gli ha dato 500.000 euro e mo li rivuole tutti indietro. No? Come adesso c'è, poverino, un prete che lavora con me, che praticamente per un anno ha ricevuto un po' di soldi da un ente, no? E mo gli hanno detto, no scusi, è stato un errore, ci deve ridare tutto. Sì, ma tutto insieme, capito? Cioè, per un anno mi hai dato, che ne so, 500 euro al mese, e mo ti devo ridare 6.000 euro tutti insieme, ma come faccio, no? Io nel frattempo ci ho vissuto con quei soldi. Ecco, allora, quindi se, ci immaginiamo che li rivoglia indietro, no? Invece non è questa la scena, non gli sta chiedendo indietro quello che gli ha dato, ma vuole sapere che cosa ne hanno fatto. T'ho dato sti 500.000 euro, sei diventato ricco? Li hai investiti? Sei più ricco di come t'ho lasciato? Ci hai guadagnato? Perché se no, che te li ho dati a fare sti soldi? No? Ecco. Allora, quindi si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo, Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco. Mazza, t'ho dato 2,5 milioni di euro, sei stato fedele nel poco? E io ti darò potere su molto. Questa era robetta, ma ti do 25 milioni di euro. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Quindi entra, facciamo una mega festa perché sei stato, perché sei diventato ricchissimo, ma io ti farò ancora più ricco. Poi arriva l'altro, quello che ne aveva 2, e dice, guarda, mi hai dato 2 talenti, ne ho guadagnati altri 2, bene, servo buono e fedele, sei stato fedele del poco, ti darò potere sul momento, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine, come tutti sappiamo, l'ultimo, che è quello che fa questa magra figura, no? Che però tutti empatizziamo un po' con lui, perché dice, poverino, c'aveva paura. Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Cioè questo pensava che quel talento che gli aveva dato non fosse un regalo, pensava che fosse una sola, come si dice a Roma, no? Perché tu sei uno che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Cioè tu non sei uno che dà, tu sei uno che prende. E quindi io ho avuto paura che se mi stavi dando questa cosa era per fregarmi, mi stavi a dare la sola. E quindi l'ho nascosta. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo, e glielo restituisce. E lì il padrone si incacchia, no? Ecco ciò che è tuo. Cioè, quello lì non l'ha mai investiti quei soldi, perché non li ha mai considerati roba sua. Non aveva capito che era un regalo. E perché non l'aveva capito? Perché pensava che il padrone fosse un mostro, no? E allora quello si arrabbia. Servo malvagio, pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato, raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Cioè gli dice, se veramente avevi paura, allora dovevi comunque farmi guadagnare qualche cosa, se pensavi che il mio scopo fosse guadagnare. Invece manco quello hai fatto. Cioè manco hai avuto paura bene, come gli apostoli che siccome hanno paura restano insieme, no? Ecco, cioè manco la paura ti è servita. E dice, toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti. Chi è che ha i 10 talenti? Il primo, no? Il primo servo. Quindi vedete che non gliel'ha ripresi i talenti, gliel'ha lasciati, erano un regalo. E perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Il servo inutile, fuori, gettatelo nelle tenebre. Allora, questa è una parabola che parla proprio di come ci si santifica.
Come ci si santifica? Santificarsi è come ricevere un grande capitale, investirlo e diventare ricchi, farci un sacco di soldi. Cioè una moltiplicazione di qualcosa che ricevi. Che cosa vuol dire, proprio andando un po' in quella che è la vita spirituale, no? Che cosa vuol dire che io ricevo qualcosa e questa cosa si moltiplica? Pensate un po' all'immagine dell'acqua viva che abbiamo usato prima, no? C'era un po' questa dinamica. Ricevo, bevo l'acqua, è qualcosa che mi disseta a me, ma poi questa cosa serve agli altri, perché lo Spirito Santo fa così. Lo Spirito Santo moltiplica, ti arricchisce, no? Se tu ti ci butti, se tu ti ci metti, che cosa vuol dire? Proprio per dirla in modo così, vuol dire che ti devi innamorare di ciò che hai ricevuto dal Signore e buttartici, buttati, rischia. Non devi mettere i soldi alle poste che ti danno lo 0,1%. Gioca in borsa, no? Cioè investi, fai un'azienda, fai una cosa nuova, costruisci qualcosa, rischia, buttati, non stare col freno a mano tirato, no? Ma nelle cose di Dio, in quello che dici, questa è una cosa bella, io sono andato quella volta a sentire quella cosa, che bello, quanto mi è piaciuto, no? Quindi è una cosa di Dio, buttatici, vai, approfondisci, ritornaci, vacci più cerca di conoscere quelle persone, ti interessa quella cosa, vai a conoscere quello che è più bravo. Cioè, è come se io dovessi dire, tu che vuoi fare nella vita? Io voglio fare il medico. Ok, allora fai il concorso per la specializzazione, no? Poi dove cerchi di entrare? Beh, cerchi di entrare dove sono più bravi a fare quella cosa che vuoi fare, no? Vuoi fare pediatria, devi entrare lì, perché quelli sono i bravissimi a fare pediatria. Cioè, buttati seriamente in quella cosa. Guardate che questo qua noi lo facciamo in tutte le cose che veramente ci interessano nella vita. Lo facciamo. Invece la questione è che a volte nelle cose dello spirito siamo un po' stitici, no? Un po' meno coraggiosi, un po' assai politico, un po' ecco così, no? Vabbè, no, ecco, invece che cosa dobbiamo fare? Allora, cosa vuol dire collaborare con lo Spirito Santo che ci santifica? Rischiare, lanciarci, no? Prendere sul serio le occasioni che ci vengono date e seguire una pista anche se non sai dove ti porta. Buttati, potrebbe essere la parola, no? Provaci, vai. Abramo partì senza sapere dove andava, dice la lettera agli ebrei, si è buttato. Questa è la santificazione, no? Questo è quello che possiamo fare noi nella santificazione. Bene, allora adesso preghiamo, e in questa preghiera vi invito a meditare su questa cosa. Lo Spirito Santo ti sta santificando, cioè ti sta dando delle cose sante perché tu possa buttarti in queste cose. Giocarti la tua vita, spendere il tuo tempo, le tue energie, le tue passioni in queste cose per diventare ricchissimo di queste cose e come una fonte diventare dissetante anche per gli altri. Allora, pregate in questi pochi minuti riflettendo su questo. Quali sono le cose sante che lo Spirito Santo ha messo nella mia vita, nel mio cuore? Spirito Santo, vieni Spirito Santo, tu dentro di me mi hai dato queste cose sante. La mia comunità, questa persona, quell'esperienza, quel ritiro che ho fatto, quel prete che ho conosciuto, eccetera, eccetera. E per me oggi trafficare i miei talenti, andare a investire i talenti, vuol dire... Che cosa vuol dire buttarti oggi nella vita? Qual è il passo che devi fare? Partire senza sapere dove vai? Qual è l'atto di fiducia che devi fare? In che cosa ti devi abbandonare al Signore? Preghiamo 10 minuti su questo. Lo Spirito dentro di noi
ci sta trasformando a immagine di Gesù, cioè desidera fare di noi delle persone relazionali, aperte, delle persone di chiesa, che non vuol dire, no? Dice, quello è uno di chiesa, cioè un po' così, un po' grigio, un po' spento, no? Ma vuol dire invece delle persone di comunione, delle persone con cui si sta bene insieme, con cui è facile essere fratelli e essere sorelle. E poi lo Spirito ci sta santificando, cioè ci sta facendo assomigliare a Gesù, cioè ci sta rendendo in qualche modo più noi stessi, assomigliando di più a Lui. Nelle relazioni fra persone, quando uno vuole assomigliare a qualcun altro, perde un po' se stesso, no? Perché diciamo è come se ti dovessi un po' scordare di te per assomigliare a qualcun altro, e a volte è anche un po' patologico, no? Sai, quando magari quando sei ragazzo, giovane, c'hai uno che è un mito e fai tutto come lui, vuoi essere come lui, ti vesti come lui, eccetera, eccetera. Ecco, invece con Gesù funziona che quanto più assomigliamo a Lui, tanto più stiamo entrando veramente in noi stessi e diventiamo veramente noi stessi, assomigliamo più a noi stessi, perché in fondo è come se il volto di Cristo fosse impresso nel profondo del nostro cuore. Tanto più entriamo nel profondo del nostro cuore e assumiamo noi stessi, tanto più ci avviciniamo a Lui. Non sono alternative le cose, no? È lo stesso movimento. Allora lo Spirito ci sta santificando, cioè ci sta riempiendo dei Suoi doni, e questi doni appunto sono doni di amore, perché è la carità quello che è il segno della presenza dello Spirito in noi. Per questo una persona santa è una persona che sa amare, una persona che nelle varie forme in cui questo avviene sa amare, cioè sa donare se stesso. Allora partecipare a questo è rischiare nell'amore. L'amore è sempre un rischio e non si può amare senza rischiare, senza fidarsi, senza affidarsi, senza diventare vulnerabili, senza esporsi al tradimento, al rifiuto. Amare è rischiare la propria vita. Se no non stai veramente amando, ma perché lo senti che non stai amando, no? Non si può amare conservando tutto di sé, impossibile. Allora, in questa opera che sta facendo lo Spirito c'è una cosa molto molto importante, che è quella di cui parleremo la prossima volta. Lo Spirito sta riconciliando la nostra vita. Lo Spirito fa il perdono dei peccati. È la terza frase sulle opere dello Spirito Santo. Che vuol dire questo perdono dei peccati? Lo Spirito sta riconciliando la nostra vita, e questa è una cosa bellissima da scoprire e di cui parleremo la prossima volta. Allora concludiamo pregando il Padre Nostro e cantando Tutto è possibile.